Salve, io sono Miriam Mongitore, l'artista che presento è Fabrizio Cornelli. Fabrizio Cornelli è un artista toscano che nasce nel 58 a Firenze e nella stessa città si diploma all'Accademia di Belle Arti. Frequenta anche 2 anni al DAMS di Bologna di indirizzo semiologico. Lo sottolineo perché è importante la sua formazione complessiva. E ancora ventenne, nel 79, partecipa alla prima mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma e negli anni 80, come mi ha raccontato per telefono, perché sono riuscita a contattarlo, abbiamo parlato un po', comincia a lavorare. Diciamo, negli anni 80 intanto erano degli anni in cui in Italia gli artisti, diciamo, ritornano un po' alla pittura tradizionale. Lui comincia a lavorare pure con la scultura leggera tradizionale e in concomitanza lavora alla fabbrica chimica Targetti, con cui poi instaurerà un rapporto con il suo Deus ex machina, il signor Targetti, con cui collaborerà successivamente. E, dopo, appunto, come mi dice lui al telefono, comincia a lavorare proprio perché dice non si campava d'arte. Successivamente, comunque, si ritira in una dimora, quasi un ritiro spirituale in campagna, dove si riavvicina al suo interesse comunque più grande, ossia la luce, che caratterizzerà tutta la sua vita artistica fino ad oggi. E, in questa slide leggiamo la frase, una summa che riassume la poetica di Cornelli, che dice: l'immateriale, l'ombra, diviene l'elemento di materializzazione della forma. Prima di però inoltrarci in quello che è la sua carriera artistica, facciamo un passo indietro per quanto riguarda appunto la sua formazione. E, Cornelli, c'è da dire innanzitutto che è influenzato sicuramente dal luogo di origine, ossia la Toscana, che è la culla del Rinascimento, dove la luce ha un valore legato alla geometria. Ma anche in quegli anni, appunto, gli anni Ottanta, conosce il lavoro di Tarrell, che contribuisce a creare questa idea dell'armonia tra l'imprendibilità della luce e la geometria. Inoltre, due aspetti anche interessanti sono il suo rapporto con la musica. Lui stesso appunto suona per un periodo della sua vita, che ha nel suono questo aspetto di inafferrabilità che tanto affascina l'artista, ma anche il rapporto con la fotografia. Infatti, in molte opere lui comincia proprio da delle immagini fotografiche, che poi, immagini fotografiche o anche modelli dal vero, che poi appunto lui riproduce e rielabora nel suo modo, che adesso vi illustro. E, le ombre quindi sono un aspetto quindi imprescindibile della luce, e questo fa sì che su di esse rientri proprio la materializzazione della luce stessa. E, Cornelli è da sempre affascinato dalla luce, riesce quindi nell'impresa di realizzare queste complesse sagome così leggere, così inafferrabili, che anche partendo da materiali come ad esempio appunto delle lamine, laminati in rame, da cui appunto fuoriescono queste figure. Io ho intitolato la slide Matematica e il visibile, proprio perché, diciamo, se nella tecnica generale che lui utilizza nei suoi lavori, giustamente, come mi ha detto al telefono, la tiene un po' per sé, anche regalando quell'aura un po' di magia e di poesia che le caratterizza, comunque sia, quello che si può dire ovviamente è che utilizza la tecnica dell'anamorfosi, che è un sapere antico che unisce la scienza e la poesia, una tecnica che già viene utilizzata appunto nel Rinascimento anche da Leonardo da Vinci o da Holbein il Giovane, che per esempio in una sua opera, dipende dalla prospettiva da cui si guarda un quadro, fuoriesce un teschio. Cornelli durante la sua esperienza, fin da giovane comincia a sperimentare con diversi materiali. Lui dice appunto anche con materiali oggetti di uso comune, come per esempio i pettini, o ancora con delle scatole che poi si evolvono in questi lavori, appunto le scatole magiche, dove la luce uscendo da questi intagli su questi box appunto in laminato, creano una serie di figure geometriche.
come vediamo ad esempio qui alla finestra della moschea a Piazza dei Miracoli, dove praticamente la vetrata non c'è, ma cioè la vetrata si vede, ma il vetro non c'è, c'è solo presente nella sua caratteristica fondamentale, che è quella della trasparenza, che permette alla luce, sia neutra o riflessa, di filtrare attraverso i ritagli, creando un'atmosfera quindi spirituale ed evocativa. Anche in questi lavori, l'iperboreo, pelle di luce ed equilibrista, vediamo appunto queste figure antropomorfe che fuoriescono da questi box. Queste, anche se sembrano delle opere, diciamo, statiche rispetto a quelle che, invece con la luce solare che vedremo dopo, sono opere dinamiche, in realtà, neanche queste si possono definire statiche, perché, ad esempio, ci sono degli aspetti che lui stesso non riesce a controllare, come per esempio quest'aura, colorata di questo appunto, rosso pallido, che è dovuto all'effetto proprio del rame, del materiale che lui utilizza. Quindi c'è questo aspetto anche di sorpresa di cui lui stesso si sorprende a volte dei suoi lavori. Altri materiali che utilizza sono le sfere di cristallo, non un vetro normale, ma un vetro ottico sabbiato. Come vediamo in questa slide, nel chiesino di Sant'Andrea in Tontoli a Prato, tramite questa sfera, una luce alogena, lui riesce a far venire fuori l'immagine della croce, quindi creando queste sorte di presenze immateriali, appunto. O ancora in questa serie, Halo, che lui mi diceva al telefono non è piaciuta a molti, o molti non l'hanno ancora compresa. In realtà lui stesso ancora la sta studiando, perché pur se sembra perfetta, quando la guarda gli dà questo senso di perfezione, in realtà ancora sta cercando di capire quello che può rivelargli l'opera. È lì in attesa di capire come poter continuare questo lavoro. In questi lavori si utilizza appunto sempre le sfere di vetro, che regolano quindi la prospettiva e le proporzioni. Si crea questa sorta di aura, con l'arcobaleno. L'arcobaleno che insomma, per definizione è la rappresentazione della luce, no? Con tutte le sue sfumature cromatiche che l'occhio umano riesce a percepire. Quindi, così come nella natura la goccia d'acqua disperde e rifrange la luce solare contro la parete della goccia stessa, la sfera ottica fa lo stesso con la luce. Quindi attraverso questo procedimento ci troviamo a contemplare una sfera di cristallo perfetta, così vera e così appunto inconsistente anche allo stesso tempo, come se fosse un miraggio, che questo è un po' quello che caratterizza un po' tutte le opere di Corneli, sembrano quasi appunto delle cose venute da così per magia, no? Le opere che io ho scelto sono tre, sono rispettivamente Augenblick, Ama e Duetto. Le ho accomunate perché sono opere che lavorano, cioè che funzionano ed esistono grazie alla luce solare. Quindi c'è un passaggio proprio nella carriera di Corneli, no? Sono appunto le immagini del tempo. La prima è Augenblick, appunto, la prima che ha realizzato è a Colonia, dal 97 al 2000 è stata a Colonia, in un piazzale antistante, il più importante giornale locale. Poi, come mi raccontava al telefono, poiché l'intera area è stata riedificata e quindi praticamente è stata. Non era più visibile questa parete, ha riproposto poi l'opera successivamente a Prato, in un'area industriale, su un capannone che conteneva il nuovo stabilimento della Targetti. In quest'opera viene rappresentata, appunto, sono 13 sagome di alluminio fissate alla parete, e le lamine ad una ora del giorno appunto proiettano delle ombre radienti. Viene fuori la figura di una. Procedo, qui vediamo i vari passaggi al passare del tempo. La figura di una donna che guarda verso il sole, che poi è quello che la genera, che la crea. Quindi la particolarità di questa
di quest'opera la precarietà visiva, infatti l'immagine è visibile solo per un momento, è ancora più esasperata questa precarietà dal fatto che è visibile solo dall'autostrada A11 collegata con la 1, quindi i passanti, praticamente solo gli automobilisti fortunati che si ritrovano a passare ad una certa ora del giorno, in quel preciso momento riescono a vedere la sagoma di questo viso. Quindi è un'opera appunto misteriosa e molto vicina ad una apparizione, una rivelazione. Così come anche l'opera di, invece passiamo in Giappone, con Duetto a Kobe, che rappresenta due figure, due visi che si stanno baciando, che stanno cantando. Il titolo è fuorviante, appunto perché è volutamente fuorviante, perché in Oriente, pur avendo un'iconografia erotica realistica, è tabù però farsi vedere mentre ci si bacia o baciarsi in pubblico. Quindi diciamo quest'opera nasce, si deforma e scompare proprio con la luce solare come le altre. E la sua inafferrabilità in questo caso diventa massima in uno spazio così frenetico, dispersivo come la città, quindi anche in questo caso bisogna avere una particolare attenzione nel riuscire a vedere quest'opera che, come l'altra, appunto appare sempre in un certo arco di tempo durante la giornata. Quindi vediamo che il tempo è fondamentale nelle opere di Corneli, è una componente fondamentale davvero, perché appunto l'apparizione dell'opera si è dovuta proprio anche a delle condizioni atmosferiche, quindi ci sono delle variabili come le nuvole o appunto oppure direttamente la luce solare quando viene a mancare, o se la notte, quindi scompaiono e riappaiono poi successivamente di nuovo. Ecco, quindi solo attraverso la relazione scindibile con il tempo l'opera può essere accolta dallo spettatore, e quindi le tre componenti fondamentali di cui parla lui spesso sono alla fine l'opera, la luce del sole e l'osservatore, affinché esistano appunto. E l'ultima è l'opera invece Ama, che ha realizzato all'Aquila nel 2011. Questa parola, come spiega lui stesso, l'ha scelta perché è un palindromo e quindi è simmetrica rispetto al suo asse centrale. E come dice lui, appunto, come tutte le cose simmetriche per gli umani, che sono invece esseri imperfettamente simmetrici, ha qualcosa di familiarmente magico. Inoltre il suo significato così vago è più una galassia di significati che riguarda una sfera affettiva, sociale e religiosa. Per concludere, appunto, volevo concludere con un pensiero, ossia il fatto che siamo immersi in una società dove le immagini proliferano e ci passano, diciamo, scorrono così velocemente davanti ai nostri occhi, alla velocità della luce, volendo riprendere un po'. Invece nelle opere di Corneli, grazie a questa, alla considerazione del tempo come elemento fondamentale anche per poterle percepire e fruirne, diciamo è un invito forse anche a riflettere più su quello che vediamo e su come lo viviamo. Grazie.